Bene, bene, bene. Cominciamo? Sì. Allora, io leggerò le definizioni in Ancona Etate, in italiano, ovviamente, e lui leggerà, manco a dirlo, il corrispondente in anconetano. Benissimo. Prima ancora, a conferma di come la lingua anconetana stia diventando sempre più internazionale, sempre più conosciuta, una sorta quasi di, non voglio dire esperanto, ma giù di lì, Stefano va a raccontarci una storiella. Prego. Praticamente c'è due amici che si incontrano al bar. Allora si incontrano al bar, questi due amici, no, sai, sempre un po' bambicchiere dietro a quell'altro, dice: "Ah, oh, come te va? Ma guarda, sta zitto che so sui pensieri, fa perché? Ma perché sai, devo fare un viaggio a Londra, e beh, sei sui pensieri, come dovresti essere contento perché voglio dire. A Londra, Allora. dice sì, insomma, non è il problema che ho il viaggio a Londra, è che la lingua, e come ci parli io con questi due, che lingua parlano? Ma cosa sei, matto? Con l'anconetano te non c'hai un problema al mondo, te, l'anconetano, una lingua internazionale, poco londinese, è due lingue proprio cugine, proprio vicine vicine, perché, ma davvero mi dici, sì, guarda che te, basta che quando arrivi no, a Londra, te, parli piano piano, devi scandire bene le parole e quelli te capisci tutti. Davvero? Guarda, te va a Londra, te vai a fare cose, poi quando ritorni mi fai sapere. Guarda, ma in proprio rincurato vado via, proprio tranquillo come una Pasqua. Qui a parte l'apparecchio, va a Londra. Apparecchio. Apparecchio, perché te a Londra come ci vai? Con i tricicli, come ci vai? Allora arriva a Londra, va in un pub, capirai, andiamo a sentire subito una birra, no? Allora se mette a sede in questo pub, allora arriva il cameriere e fa: "Buongiorno, me dà un pani con la murtatella e una biretta bella giaccia?" Allora il barista, capito, e fa: "Va bene, un pani con la murtatella", questo riguarda cuscino, "e una biretta bella giaccia." Oh, Cameriere. cambia. A questo riguarda fa: "Scusami tanto, ma te per caso cosa sei? De Ancona?" Allora questo il guardia dice: "Sì, più precisamente delle Tavarnelle." Allora questo il guardia dice: "Ma allora scusami tanto, ma mi di per quale motivo continuiamo a parlare in inglese?" Un'internazionalità, Marco? Vai ovunque, non hai Sopra barriere, le righe. non hai barriere. Andiamo. Allora, partiamo. Siate così gentili da informarmi in merito alla vostra destinazione. Ma ve da di in dunde. Persona riservata, discreta e taciturna che palesa, suo malgrado, qualche piccola difficoltà nel rispettare la legge sulla privacy. Lingua lunga. Tanto grosso quanto tonto. Lasagno. Le mie prospettive economiche sembrano risentire della congiuntura negativa. Non c'ho un bocco. Temo che arrivare in fondo sarà impresa piuttosto ardua. Noi e l'aguanto più. Ovunque tu voglia. Do che te pare. Uscito da Oxford. Matrialo. Antipatico effetto non proprio asintomatico, sovente causato dall'esito poco positivo di un importante progetto nel quale si riponeva una certa speranza. Sta già tanti denti.
Capito? Il dono, dove era il dono della sintesi, eh? Io ci impiego mezz'ora, lui ci impiega due secondi, in anconetano, la sintesi del vernacolo anconetano. Persona i cui pensieri e le cui gesta denotino una vaga, impalpabile connotazione di carattere ludico. Giugiulo. Subire sorti economiche sciagurate. Andà per la pitocca. E qui, come sempre, scomodiamo Dante, il sommo poeta. Non ragioniamo di lor, ma guarda e passa. E bada a camminare. Fastidiosa infiammazione, a volte purulenta, di follicoli peliferi o sebacei. Bruscione. Già c'è chi ha studiato. Ha studiato. Uomo il cui vivere poggia su una fitta rete di relazioni umane e professionali. Tra figli. È diverso, capito? Marcatamente anacronistico. Del do. In avanzato stato di decomposizione. Fraido. Caduta rovinosa. Bocca avanti. E come dico sempre, questa espressione mi ricorda mio nonno. Nonno. Funziona quella lampadina? Arde. Oh, è finito il foglio. No, finito il foglio, il tavolino, certo. Il tavolino. Dai, via. Eccedere nel girovagare. Girà come un cambraco. Non proprio intraprendente. Coce melovo. Individuo le cui eccellenti doti oratorie faticano a emergere a motivo degli sporadici tentennamenti nel fluire delle sue parole. Ciaccio. E qui, in per relazione... rendere... In relazione al ciaccio, Stefano c'ha da raccontarci un paio di sue cosucce. Questa, Pietro, a te piace? Allora, tra due, no? Allora uno fa, quell'altro sente la bestia, no, a scuola non la riesce a raccontare. Allora tra due dice, oh ciao, ma come ti chiami? Do 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 Domenico. Scusa, ma cosa sei, ciaccio? E così fa, no, mio padre era ciaccio, era quello che faticava quel giorno all'ufficio anagrafe, che era un ciamboto. Però come non bastasse ce n'è un'altra. Allora uno entra in un bar, no, e fa... Sei sicuro di essere nel pieno possesso delle tue facoltà di intendere e di volere? Smatteri! Individuo che manifesta profonda passione nei confronti dello shopping rateizzato. Buffarolo. Morso. Mucigoto. Dal portamento leggiadro. Massagro. Macchia di dimensione inusuale. Chioga. Mento che non passa inosservato. Scucchia. Gesto leggiadro col quale il piede dell'uno finisce per appoggiarsi soavemente sul piede dell'altro. Pista tu. Molletta per capelli. Fermezza. Manifestare un'innata, spiccata, innocente tendenza all'osservazione. Sfrogia. Va via i passeggini. Frutto commestibile verde allungato e carnoso, altrove conosciuto col nome di cetriolo. Melangola. Professionista da tenere alla larga. Becchi. E anche qui c'è qualcosa. Ma sì. Allora praticamente uno cala giù dall'aeroporto, no?
Doloroso sulla pelle, doloroso sulla pelle e ancor più sull'auto. Sfrigio. Risulta piuttosto comico. Fa sbudelare da ridere. A Ancona ci sono, tra i tanti aspetti divertenti, c'è sicuramente quello che riguarda il modo in cui noi coniughiamo determinati verbi, in determinati tempi e in determinati modi. Ne ho isolati alcuni presi dal libro e stasera ne leggeremo un po', insomma. Il primo verbo che vorrei che Stefano ci leggesse è il verbo prendere, coniugato al modo indicativo tempo imperfetto. Prego. Io piavo. Te piavi. Lu piava. Ni altri piavi. Voi altri piavi. Loro piava. Mi dispiace molto. Me sa fatica. Le 12 e 30 minuti. La mezza. Le ore 13 in punto. Un'ora. Buttiamo ancora questo. Anche a sgancio. Bruni. Abitudine invalsa nei condomini. Scagnarà. Un altro aspetto caratteristico ha a che fare con l'utilizzo di certi pronomi personali. Ad Ancona, insomma, abbiamo dei pronomi che abbiamo solo noi. Giri il mondo e non li trovi. Se ne volete un esempio, eccolo. Colui. Culù. Colei. Culia. Costui. Costù. Costei. Custia. Mondiale. Allarme fisiologico improvviso. Sdolorata. Ambiente le cui condizioni igieniche potrebbero destare qualche piccola insignificante perplessità. Grasciaro. E qui c'è un altro raccontino di Stefano. Allora, due amiche vanno al cinema. Ambiente, l'abbiamo detto. Ho perso il segno. Assolutamente no. Manco se piani in greco. Porzione ridotta, quantità minima. Cincichi. Grande, grosso, tonto. Lunzo. Pozza d'acqua. Pozza d'acqua stagnante. Pescola. Agitare con enfasi gli arti superiori. Sbraccia. Avvolgere, incartare, arrotolare. Imburichia. Oh, un altro aspetto interessante che ha sempre a che fare con certi verbi di Ancona. Vi leggo testualmente quello che ho scritto nel libro, quello che trovate nel libro. Ad Ancona, forse nell'esasperato tentativo di accorciare qualsiasi vocabolo, i verbi sono spesso oggetto di manipolazioni a dir poco spettacolari. Sto leggendo testualmente. È il caso, per esempio, dell'indicativo presente riferito alla seconda persona plurale. Nel capoluogo dorico si sceglie sovente di accorciarlo brutalmente, troncandolo con un'improbabile e chiusa, dando vita a vocaboli altrove incomprensibili e la cui pronuncia potrebbe, per così dire, con un po' di fantasia, ricordare addirittura quella di alcune parole francesi. Prego. Tipo. Pied de fe andé tourné magné bevé lavé spurqué tené compré vendé studié rompé cumédé taillé caminé Brugé, Dupré, Giré, Dupré Cendé. Francese proprio, eh? Cendé e spegné, Purté, Levé e metté, Legé, Giugué, Piagné, Ridé, Scherzé e Curé. Allez! Un altro verbo, il verbo accomodare indicativo presente.
Io cumedo, te cumedi, lui cumeda. Ni altri cumedamo, voi altri cumede e loro cumeda. Triglia. Rusciolo. Gesto che colpisce. Bombo. Cicatrice situata nel mezzo dell'addome. Beligo. Improvviso malessere. Capisturno. Apparecchio radiofonico. La radio. Ma così non fa ride? Ma come è scritto? Bravi, però timidi, quindi non sei sicuri. Non avevi studiato bene. Parlare in tono sottomesso, spesso non tanto bene, del prossimo. Ciuciula. Gesto di connotazione femminile, solitamente ambientato tra le mura domestiche. Rasagnolata. E c'è una barzelletta pure qua. Giusto. Allora una entra dentro, no una, uno, uno, l'uomo, no? Sì. L'uomo entra dentro casa, come... Fionda. Sternefola. Elastico. Astico. Cardi. Gobbi. Un altro verbo, il verbo adoperare, indicativo presente. Io dopro. Te dopri. Lu dopra. Ni altri dupramo. Voi altri. Loro. Alla grandissima, vai bene. Eccola, buscarle, prenderle di santa ragione. Arnova. Tubo di gomma utilizzato per operazioni di innaffiamento e irrigazione. Scio, preparatissimi. Pentola. Pigna. Sogliola. Sfoglia. Desisto. Lascio andare. Dei piedi e delle mani. Ogni. Secrezione del bulbo oculare. Bichicchia. Scivolare, spesso inavvertitamente. Sbigia. Tosse profonda. Castro, chi ce l'ha là, uno non teso. Ostinato. Tignoso. Un... Tiè. Qualcosa di non proprio definito. Un so che. Gesto che lascia il segno. Sgranfignoto. Transazioni che sarebbero potute andar meglio. I guadagni degli ovi. Ciocca di capelli, spesso di colore diverso dal resto della chioma. Fiezza. Oh, l'europeismo. Parliamo di Europa, parliamo di Unione Europea. Allora... Leggo da un'enciclopedia che l'europeismo è l'atteggiamento di chi favorisce una politica di integrazione nell'Unione Europea e sostiene, dice questa enciclopedia, livelli di unità sovranazionale. Allora, l'Unione Europea è relativamente giovane, insomma, parliamo di qualche decennio. Però l'europeismo, questo atteggiamento di chi favorisce un'integrazione nell'Unione Europea, ad Ancona esiste ormai da molti anni. Potremmo forse dire che l'abbiamo inventato noi di Ancona, l'europeismo. Non ci credete? Non ci credete. Brioche. Polacca. Tuta ginnica. Finlandese. Hamburger. Svizzera. Siamo o non siamo europeisti, che dite? Individuo che non fa dell'acume la sua arma migliore. Gnogno. È una mia sensazione o qualcosa ti ha messo di colpo fretta? T'ha preso la bisciola? Plurale di camion. Cami. Squarcio. Sbrego. Dove vai? No, questa me la devi concedere. Va bene. Ciao. Allora. Vago fuori dalla telecamera, ma questa io ve la faccio di auguriare. Perché so sicuro che la serve. Lua deve dare la definizione. Vado?
Vai, aspetta che posiziono il direzionale. Quotidiano di diffusione locale. Quotidiano di diffusione locale, amato e apprezzato per la sua fanatica, ossessiva, maniacale aderenza alla realtà dei fatti. L'avete detto voi altri. Movimento deambulatorio a quattro zampe. Gatto mignò. E Stefano c'ha da raccontare una cosa anche qua. Allora, c'è uno che cammina con la macchina, no? Cammina con la macchina, a un certo momento si ferma, c'era un incrocio. Non è possibile. Non è possibile. Effetto Beffardo. Sì, sì. C'è su. Sì. Solitamente prodotto dall'inesorabile avanzare dell'età. Pelancica. Molto più di un sorriso. Squacquarata. Ho capito. Oh, sì, oh. Prenda pure per cortesia. Per cortesia. Agire con una prontezza non del tutto consona alle necessità. Badurlasse. In posizione di riposo. Colco. Frequentare posti o persone con una certa assiduità. Bazziga. Non proprio arguto. Appunto, è la tua questa, non proprio arguto. Peccio. Persona la cui voce di tanto in tanto potrebbe risultare fastidiosa. Schiasso. Mescolare. Smugina. Non proprio ordinato. Pastrucchio. Eccessiva presenza di vapore acqueo nell'atmosfera. Caligo. Il caligo. Fragore che fa seguito al lampo. Trono. Straordinaria performance. Figuro. Piccola emorragia che compare nel tessuto sottocutaneo dei mariti che tornano a casa a tarda notte. Mora. Herpes simplex. Boccarola. Cioccolato caldo in tazza. Potremmo andare via. Non la dovemmo di mai, quando è possibile, che andiamo. Però sullo squaio c'è una barzellettina, Stefano. Ah, è vero. Te la ricordi, sì? Forse. Meno male. Era una roba che riguardava la memoria, tra l'altro. Bravo. Allora c'è Dove Chieti, no? Che vanno dal dottore, perché oramai in un'ottantina d'anni era convinti che questi, insomma, non c'aveva problemi con la memoria, dice, ne sa che noi altri ora che dovevamo piare le pillole per la memoria, e fa, dice, guarda, andiamo dal dottore, vediamo. Va dal dottore, fa, sa, dottore, noi siamo un po' preoccupati, perché, sai, con l'età, mi sa che noi altri non ci ricordiamo più niente, mi sa che forse do pillole, quelle lì per far venire la memoria, c'è bisogno. Aspetta, fa il dottore, aspetta un attimo, prima dei bumbisse e dei pasticche, no? Bumbisse perché era d'Ancona il dottore. Allora fa, dice, ma guarda, adesso io vi volevo fare un piccolo quiz, no? Ho 7-8 domande, ma io capisco al volo che voi altri in che condizione state, se per caso va tutto bene, no? Allora gli fa sto quizzettino, e il dottore guarda, dice, guarda che a me mi pare che magari ce l'avessi io la memoria che ci avevo gli altri due, ma guarda, ci metteria la firma. Proprio, a dottore, non dobbiamo più alle pillole, niente, dice, no, guarda, che se proprio, guarda, lei non sa quanto ci ha rincurato sto fatto che ci dovevamo andare in bombide pillole, no? Allora fa, però, guarda, se proprio vi devo dare un consiglio, magari proprio quello dell'ultima ora,
per caso tante volte vai in giro con una penna e un foglio di carta, se pensi che una robetta c'hai paura che non te la ricordi, te la segni, tiri fuori il foglio di carta, ti ricordi subito, guarda, dottore, grazie, 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 grazie. Vanno a casa la sera, allora ti contenti, si mettono a guardare marito e moglie la televisione, capito? Ah, così. A un certo momento la moglie si alza e quando vai dice guarda andavo in cucina. Ah brava, dice già che vai in cucina, no? Ma mi porti oltre una bella cioccolata tazza, una bella tazza di squaio che mi piace un bel po', che adesso a una certa ora mi scalda pure la panza. E vabbè, dice ma sei sicura, ti ricordi? Vuoi, te lo vuoi segnare? Ah, mi ricorderò, una tazza che porto lo squaio, no? Dice ah, oh, aspetta, aspetta, senti. Già che vai oltre, no? Sopra quella tazza di squaio, non è che me ci metteresti magari una spruzzata di panna, che a me mi piace un bel po'. Ah sì, come? Ma ti ricordi? Sicura? Te lo vuoi segnare? Ma come non mi ricordo? Vuoi la tazza di squaio e sopra ti ci devo mettere la spruzzata di panna, che te ci piace un bel po'. Ah, aspetta, aspetta, aspetta! Senti, ma sopra a quella squaio con sopra la panna, no? Invece voi mette sopra col biscottino e col pavesì che, oh, a me mi piace un bel po', capito? Il pavesì sopra, ma se, vabbè, ma sei sicura? Ma te ricordi? Te lo vuoi segnare? Oh, mi ricorderò, vuoi la tazza, lo squaio, la panna e il pavesì che te ci piace un bel po'. Pia, chiude la porta, passa un quarto d'ora, 20 minuti, torna oltre la moglie dal marito. C'è una padella con uova al tegamino. Allora... va lì al marito, a lui fa, dice, questa cos'è? E dice, questo è un uovo al tegamino. E il marito gli fa, ma l'hai preso il pa? Porca miseria, te l'avevo detto che se non ti segnavi le robe non ti ricordavi niente. Gira. Alloro, me lauro. Avvicinati per piacere. Viene oltro. Hai detto niente. Brava. Pellicina che si solleva in prossimità delle unghie. Scarpirella. Oh, ma qui c'è proprio i geni. Qui c'è. La roba... preparata, Ma scherzi? Irrigare. D'acqua. Vento da terra. Garbi. Evento piovoso, intenso e breve, che si verifica quando non hai l'ombrello. Sgrullo. Ben ti sta, muori di rabbia. Ciaccalaio. Tuttologo. Capisciò. L'anno scorso di questi tempi. Anno, bravo, che anno è l'anno scorso verso il 29 e il 30 di marzo, paro, Distaccare okay. Rumorosamente la lingua dal palato. Sbiascica. Abbassa la cresta. E cala giù da colpa. Dal carattere o dall'umore poco gradevoli. Straino. Ma certo. Se sa. Individuo dalla scarsa propensione all'ordine. Ciaffu. Foglia d'insalata. Brancia. E passami una brancia d'insalata. È il mio naso o c'è cattivo odore? Che pesta. E anche sulla pesta Stefano ha qualcosa da dirci. Mamma mia, oh, che mamma sudate mia, che mi fai fare. Veramente, veramente. Veramente, guarda. Da quelle parti, nei paraggi. Lì de oltro. Il cibo. E il da magnà. Sostanza molliccia. Sostanza molliccia dalle proprietà lubrificanti. Sugno. Cugino. Cugino buono. Per specificare. Al di sopra. Sopro. Voce del verbo essere. N.
voce del verbo correre. Cure. Effetto indesiderato, solitamente causato dall'elastico dello slip o delle calze. Rinziega, questa qui, no? È partito prima, ride qualcuno, hai sentito? Questa è la rinziega, capito? Che lascia la riga. Se si può credere. La rinziega. Oh, dal prezzo non proprio abbordabile. Caro rabito. Già pronto. Fate tutto. Tacchino. Dindo. Oh, i toponimi. Dicesi toponimo, dice il vocabolario, il nome di un luogo geografico. Esempio, perché mica, io non avevo capito. Io non capito. Via Alessandro Magini è un toponimo. È un toponimo. Piazza Cavour è un altro toponimo. Ad Ancona riusciamo a massacrare anche i toponimi. Anche i toponimi. Noi l'abbiamo un po' allargata adesso, non solo alle vie o ai luoghi. Allora, vediamo un po' in che modo. Abbiamo fatto un po' come c'è pare. Vediamo in che modo ad Ancona, che rapporto abbiamo con i toponimi. Con i toponimi. Siamo un po' ancorati noi, sempre, dai un po'. Al centro commerciale Auchan. Al Joyland. Al passetto. Al monumento. Nel quartiere di Piano San Lazzaro. Al PA. Corso Mazzini. E il corso vecchio. Lungo corso Garibaldi. Giù per il corso. In centro. In città. Via della ricostruzione. E il cavalcavia. Via Giovan Battista Pergolesi. La discesa del gas. No, voglio vedere se si è preparati, perché non mi pare che siete così brillanti, voglio dire. Adè, alzi la mano, chi è che sapeva che la discesa del gas è via Giovan Battista Pergolesi? Ah, boh. ce n'è uno, guarda, due. Oh, andiamo avanti. Via della Montagnola. La longa del Pinocchio. E poi c'è via Alessandro Maggini. La salita del Pinocchio. Che potrebbe anche essere la discesa del Pinocchio, dipende, esatto, dando la P. Esatto. E ce n'è un altro che è uscito in occasione dell'ultimo reading. Al ristorante Il Pincio. Al Sorrentino. Mutamento di tonalità prodotto nell'epidermide dall'eccessiva esposizione ai raggi del sole. Rosciolata. Non l'avevo prese mai, vero? Al Kermes. Archemus. Insistente fastidio localizzato lungo la gola. Non va, potevo andare via. Nel caso in cui. Nel caso in cui. Tante le volte. All'improvviso. Tutto un tumbotto. Spremere con vigore. Sfragne. L'esito negativo di quella vicenda non mi ha lasciato del tutto indifferente. Ci ho preso una passione. Infatuazione non proprio leggera. Scuffia. Animaletto la cui triste esistenza termina spesso sotto la ciabatta. Bigato. Il verbo stringere, indicativo presente. Io stregno, te stregni. Lu stregne, ni altri stregnemo, voi altri stregne e loro stregne. Cerchiamo di intenderci. Famo a capirci. Un altro verbo che davvero coniughiamo in maniera pittoresca ad Ancona è il condizionale presente il condizionale presente. Il presente condizionale della prima persona plurale. Allora, tutto quello che nel resto del paese è dovremmo, noi, faremmo, no, noi, andremmo, avremmo, saremmo e sapremmo, ad Ancona diviene così. Dovrestimo. Farestimo. Andrestimo. Avrestimo. Sarestimo e saprestimo. Bambini, ragazzi. Fioli. Crisi convulsiva. Fantioli.
togliere quel leggero, impalpabile velo di sporcizia. Sgrascia. Stato psicofisico pomeridiano. Pagnagna. E anche attorno alla pagnagna, Stefano, vada a dirci qualcosa. Sì, di questo poro contadino che ha preso un po' una pagnagna. Un poro contadino, una pagnagna. Protuberanza. Dimmi Marco, dimmi a me che te dico io. Protuberanza temporanea causata da trauma al capo. Brignocola. Trasloco, cambio di dimora. Scasamento. Te sembrava che scasamento, che lingua era? Ancuna età. Italiano. Italiano. Si è messo accordo. Quando si è accorto? 35 anni. Sei avanti proprio. Il bollito. L'alesso. Come è scritto? Ti dona. Te stacca lì. L'impresa non è stata del tutto indolore. Ci ha steso le gambe. Ne ha pagato le conseguenze. Ci ha sbattuto i corni. Questa chi la dà? Di qua, vai. Altro verbo, l'indicativo imperfetto della prima persona plurale, il noi. Allora, quello che nel resto d'Italia, ancora una volta, è eravamo, stavamo, prendevamo, pulivamo, ad Ancona diviene erimi, stami, piami e pulimi. Privo di ogni compagnia. Da per lui. Far aderire una superficie all'altra. Piccigà. Capace bottiglia di vetro destinata a liquidi spesso inebrianti. Buccio. Dirigere i miei passi sembra più difficile del solito. Vago all'onde. La tua stabilità mentale è a volte inficiata dal patrimonio genetico che ti è stato trasmesso. C'hai una rama da matto. Utile per la digestione, indispensabile per la sopportazione. Stomico. Evidenziare insufficiente scaltrezza. Dormì da piedi. Invadere territori non propri. Piagambù. Velo di sporcizia piuttosto datato. Susta. Veloce come il lampo. Fuliga. Quel leggero velo di insofferenza. L'urto dei nervi. Rabbia che vorrebbe esplodere. E rusichi de stomico. Ha proferito le seguenti parole. Ha detto, dice. Intavolare lunghe conversazioni. Taccabutto. Masticare con una certa fatica. Ciancigà. Stuzzicadenti. Stecchi. Vassoio. Gabaret. Plurale di neon. Nei. Scarsamente dotato di risorse. Puretto. Reiteri. Ciarfischi. Dovresti prenderti meno libertà. Stante il tuo. Dal parlare forbito. Uzzo. Ne sono consapevole. Ce l'so. Concessione volta a consolare. Contenti. Il verbo trascinare, indicativo presente. Io stragino, te stragini e lui stragina, ni altri, voi altri, loro, stragina. Bravo, un bel po'. Quale sforzo sovrumano avrai mai compiuto? Tendata giù l'ernia. Comunque sia, dopo l'ernia, e dopo l'ernia. Com'è la roba? Comunque sia. In com'è? Avverto un dolore diffuso. Me dole gli ossi. Il verbo rompere, indicativo presente. Io?
sbrego. Te sbreghi, lui sbrega. Ni altri sbregamo. Voi altri sbreghe e loro sbrega. Dichiarazione a dir poco avventata. Sfrundo. Eccedere un pochino nel mangiare. Sgulfanasse. Ancora un pochino. N'antro tanti. Alle dipendenze di un piccolo esercizio commerciale o artigianale. A gardo. Indicato, indicata. Come? Infuso dall'effetto sedativo. Ce l'hai? Sì. Sì. In, no, perché cominciato. Ah, è cominciato, certo, da dopo. Cominciato, infuso dall'effetto sedativo indicato prima della riunione di condominio. Capumila. Dicasi diffusamente di molti cervelli. In acquarito. È possibile. Posta. Malattia dell'infanzia. Spinarelli. Gesto che necessita di un'adeguata lunghezza delle unghie. Scurtiga. Operazione che reca sollievo. Bagnolo. Salvietta appesa al collo. Bavarolo. Radice da cui si ricavano pastiglie e caramelle. Rigulizia. Fenomeno che si manifesta puntualmente quando dimentichi gli occhiali da sole. Solustro. Vocato al risparmio. Migragnoso. E concludiamo con le ultime due, come i denti gialli con la cravatta marrone. Ce dice. E infine, l'aspetto esteriore non sembra essere la tua arma migliore. Sarai bello te.